Oksana Corso, uno striscione tutto per te. Oksana vola e la decima medaglia in carriera. Che emozione è vincere una medaglia qui a Grosseto? Beh, sicuramente un'emozione unica, perché diciamo che ho volato per 100 metri insieme a tutta l'Italia, quindi contentissima di questo risultato. Il tempo non è un granché, però visto il periodo della stagione, l'obiettivo principale è Rio, quindi vincere questa decima medaglia adesso mi fa ben sperare. Diciamo che sicuramente mi aspettavo un pelino di meno, però cioè di più veloce, però prima della gara ultimamente avevo messo a punto la partenza dai blocchi, ho dovuto toglierli per necessità perché erano un po' bagnati, avevo paura di fare una falsa oppure che mi scivolasse il piede, quindi ho dovuto fare questo cambio all'ultimo, mi è un po' stranito, quindi tutto sommato bene così. Appuntamento a Rio allora? Beh, diciamo che in realtà prima ho l'undicesima da conquistare qui in Italia, quindi prima di Rio l'undicesima qua in Italia e poi si vola a Rio. Ecco, tu riesci a truccarti ad avere un rossetto perfetto dopo aver corso 100 metri, insomma raccontaci come fai, perché tutte le donne probabilmente lo vogliono sapere. Il segreto è che prima in corrume mi sono ritruccata velocemente. Ah ok, quindi non sudi? Non sudo e l'accoppiata vincente è un po' di profumo, un po' essere vamp e decisa durante la gara va bene, mi crea quella giusta autostima per gareggiare più forte che mai.